Puntuale come l'influenza, arriva la sosta delle nazionali e visto che in questo momento non ci sono partite, visto che veniamo da un derby perso, ho pensato, parliamo un po' di cinema, così ci distraiamo tutti quanti un po'. E parlando di cinema, non potevo esimermi dal dirvi la mia su Captain Marvel, questo nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Metto nuovo tra virgolette e poi vi spiegherò anche il perché. Piccola premessa: gli ultimi film del Marvel Cinematic Universe mi avevano fatto chi più, chi meno cagare, quasi tutti. Cioè, Infinity War al cinema è stata una bella esperienza, emotivamente molto forte ed è un film che vive sostanzialmente di quello, vive solo di nostalgia, vive solo di fanservice perché poi fondamentalmente non ha un cazzo. Ha una storia debolissima, è troppo lungo e rivedendolo la seconda volta in maniera, tra virgolette, con meno coinvolgimento, ti accorgi effettivamente di tutti i limiti che ha. Quindi anche Infinity War non ha passato la prova del tempo, cioè è durato un mese Infinity War per me come film buono. Thor Ragnarok lo giudico una mezza minchiata, Black Panther è una minchiata sana invece, neanche mezza, proprio sana purtroppo. È un film che tra l'altro è stato candidato anche agli Oscar e questo fa capire effettivamente come gli Oscar si stiano trasformando in una paraculata, cioè, ragazzi, questo è un film che è arrivato all'Oscar solo perché ha il supereroe di colore. Parliamoci chiaro, se no non ci arrivava. Cioè, è un film completamente inutile e anche abbastanza stupido, cioè, inutilmente lungo, diretto anche male. Quindi Black Panther è stata proprio una delusione su ogni fronte. Poi c'è stato davvero Ant-Man and the Wasp, che è un film divertente ma molto dimenticabile. Mettiamola così, quando esci dal cinema dici sì, mi sono divertito, ma dopo 5 minuti ti dimentichi tutto il film. Quindi con queste premesse ho detto, cosa aspettarmi da questo Captain Marvel? Ero abbastanza titubante, devo dire che rispetto ai precedenti film, un leggero passo in avanti è stato fatto. Un leggero passo in avanti è stato fatto perché Captain Marvel è un film divertente, tutto sommato. Cioè, stesso discorso di Ant-Man and the Wasp, è un film comunque che ti intrattiene, che tutto sommato non risulta pesante, ripeto, al contrario di Black Panther, che è durato 2 ore e mezza e mi sembravano una settimana. È un film divertente, ma che qualcosa ti lascia. Qualcosa. Ti lascia una Brie Larson fantastica. E qui arriviamo veramente al non plus ultra del ritardo. Perché i fan della Marvel hanno avuto da ridire su Brie Larson perché ha il culo troppo piatto. Boh, perché non assomiglia molto alla Captain Marvel del fumetto. Questa è un'altra cosa che ti lascia capire quanto i fan siano realmente di una stupidità abissale, perché comunque mettere in dubbio Brie Larson, ma allora l'avessero messa in dubbio per qualcosa relativa all'interpretazione, potevo anche capirla. Cioè, ragazzi, ma qui stiamo mettendo in dubbio un'attrice, a parte che è bellissima, due, bravissima, perché? Perché ha il culo piatto, perché non assomiglia alla Captain Marvel originale, veramente, siamo al delirio, meritiamo l'estinzione. Comunque, una Brie Larson perfettamente nella parte, le ambientazioni anni 90 fanno il resto, Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, giovane, è interessante, interessante. Secondo me l'hanno buttata troppo sul comico e non l'hanno esplorato più di tanto Nick Fury e poteva essere una cosa fatta leggermente meglio.
Per il resto la storia è l'ennesima storiella del cazzo. C'è la supereroina solita che deve salvare il mondo, gira e gira siamo tutti lì. La trama è un po' più articolata rispetto al passato. La storia è quella, la trama è un po' più articolata, perché lei comunque è su un altro pianeta, arriva sulla Terra, tra virgolette, per caso. E poi da lì si evolve tutta la storia perché lei incontra Nick Fury. Insomma, non spoilerò un cazzo, anche se penso che l'abbiate già visto. Film tutto sommato approvato, che vive anche di due, tre trovate tutto sommato buone. Ma che ripeto, a conti fatti è un film da 6,5, 7, 6, in to, siamo lì. Niente di trascendentale, un filmino del cazzo che ti diverte. Gli effetti speciali devo ammetterlo, ecco, pensavo fossero molto più invasivi. Guardando il trailer pensavo che sarebbe stato effettivamente molto peggio, cioè non pensavo che li avrebbero dosati in questo modo, e devo ammettere che tutto sommato non danno fastidio. Il film però, appunto, come detto, si ferma lì. Carino, divertente, tutto sommato ben fatto, ma si ferma lì. E questo perché? Questo perché non è altro che un passaggio per arrivare a questo Avengers Endgame, questo famosissimo appuntamento che, insomma, tutti quanti aspettano, tutti i fan della Marvel aspettano. Però, ragazzi, questo comunque è un segno che ci fa capire una cosa, cioè gli universi condivisi che tanto ci piacevano, che tanto belli potevano essere, secondo me, sono un po' morti. Sono un po' morti perché se l'universo Marvel ha funzionato fino ad un certo punto, dopo un po' ti accorgi che la qualità dei film inizia a calare vistosamente. Perché comunque dovendo gestire collegamenti con altri 19, è chiaro che comunque il singolo film va, cioè, diciamo, si riduce a una sorta di puntata allargata di una serie TV e quindi automaticamente perde tutto il senso. Secondo me l'esperimento dell'universo condiviso ha pagato all'inizio, alla distanza no. Perché, ragazzi, ripeto, la qualità dei film Marvel all'inizio era buona, perché comunque ci hanno regalato delle pellicole quasi sempre all'altezza. Penso al primo Iron Man, che era bellissimo, in generale alla trilogia di Iron Man, che è molto bella, il secondo Captain America, che secondo me è un film fantastico, i Guardiani della Galassia sono film belli, tutti e due, sono tutti e due migliori secondo me. Il primo Avengers merita, però a lungo andare, a forza di collegare, a forza di mettere nodi, a forza di collegare questo con quell'altro, quello e quell'altro, ripeto, il singolo film sta iniziando a pagarne le conseguenze. E credo che a questo punto non ne valga più la pena, perché, vabbè, dicono che dopo Avengers Endgame inizieranno una nuova fase, tra virgolette, con nuovi supereroi, ma ripeto, io da profano, da non amante, cioè da ex amante dei fumetti, perché io li leggevo fino a qualche anno fa, ora chiaramente non me ne frega più un cazzo, sono anche un pochino cresciuto. Penso che sia il caso di ritornare ai soliti vecchi cari film standalone. Perché comunque un film standalone può vivere di vita propria, non dovendo rifarsi a nessun'altra opera, tra virgolette, a parte il fumetto, può avere una mano più libera, può osare un po' di più e quindi automaticamente può uscire un film migliore. Ragazzi, ma ripeto, alcuni film degli ultimi anni della Marvel, parliamoci chiaro, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ripeto, a me mi dispiace mettere il dito nella piaga, ma da Civil War in poi, cioè, sono iniziati i problemi. In verità, più da Age of Ultron in poi sono iniziati i problemi. Perché, ripeto, a me tutti quei film, anche Civil War, anche lo stesso Spider-Man Homecoming,
Sono film che visti la prima volta possono anche piacerti, possono anche divertirti e possono, tra virgolette, trarre in inganno perché sono dei film fatti anche furbescamente per piacere. Il problema è che poi li guardi la seconda volta e ti accorgi effettivamente che hanno dei problemi enormi a livello di storia, a livello di trama, a livello di re. Vabbè, non parlo poi tra l'altro più degli aspetti tecnici perché comunque sono film fatti con 300 milioni, 250 milioni, quindi è chiaro che a livello tecnico, insomma, puoi dirgli poco. Però non lo so, all'inizio mi sembravano dei film che avessero un'anima, cioè io guardavo i primi Iron Man e vedevo dei film effettivamente con un'anima, dei film di intrattenimento che comunque avevano qualcosa da dire e che avevano degli attori carismatici. Più siamo andati avanti e più secondo me questa anima è scomparsa. Ripeto, non so se è una cosa mia personale, magari dopo 19 film per forza di cosa ti annoi un po', però sinceramente non riesco più a trovare quell'input che me li fa ricordare, perché comunque, ripeto, io il primo Iron Man l'ho visto veramente 40 volte, me lo ricordo ancora oggi e lo rivedo sempre con piacere se lo passano in TV. Stesso dicasi per il primo Avengers, i Guardiani della Galassia, non sto neanche a dirlo perché non sono film, sono due film a parte, sono due film, virgolette, quasi d'autore effettivamente per la profondità che hanno e per quanto sono fatti bene. Quelli nuovi no, cioè io ragazzi Civil War l'ho visto una volta al cinema, ho detto sì, bello, visto la seconda, pensi, cazzo, ma più che una Civil War pare una rissa tra due amici che hanno avuto, so, un diverbio, cioè ti cade un po' il tutto, è un film che, di cui non ti resta nulla. Spider-Man Homecoming, stesso discorso. Visto al cinema, ha detto sì, bello, bello. Rivisto la seconda volta, detto che palle, che palle, che palle, che palle, che palle. Noioso da fare paura la seconda volta. Cioè, quindi ripeto, non so, fatemi sapere qui sotto con un commento se sono, tra virgolette, io il problema o se anche voi avete notato questa cosa all'interno dei film Marvel. Perché davvero non lo so, non riesco più a farmeli piacere. Non so effettivamente quale possa essere il problema. Ragazzi, niente, questo Beyond Football finisce qui. Io, come al solito, vi invito a cliccare mi piace, ad iscrivervi al canale. E che dire? Ditemi la vostra. Sinceramente, non me lo spiego. Faccio fatica, faccio davvero, davvero fatica.